se parliamo del Borgo del Merletto, la prima cosa che vediamo è quest'albero, ma ce lo facciamo spiegare da Gerardo, ovviamente. Vai Gerardo. Questo è, l'abbiamo chiamato l'albero della felicità, è stato creato tra il 2019 e il 2020 in occasione del lockdown. Tutte le merlettaie che poi si sentivano solo telefonicamente si sono messe insieme con l'idea di una persona di creare l'albero. Non è stato facile creare quest'albero perché abbiamo dovuto fare l'albero è alto 4,40 m su una base di 2,20 m. Sono 450 moduli messi insieme. E abbiamo creato prima un cartamodello, poi abbiamo sviluppato i disegni e ognuna di loro ha creato uno o due moduli in base a quello che poi, perché alcuni moduli sono anche molto più complessi. Come vedete su quest'albero il tombolo si può realizzare o in maniera geometrica come nella parte centrale o in maniera raffigurativa come in alto che abbiamo raffigurato tutti i simboli del Natale, la Sagra Famiglia, la stella, le candele. Invece in basso ci sono tutti i simboli della città di Siena, di cui la Fontana Fraterna. Siamo preparati, abbiamo studiato per venire qui. E dietro c'è la cattedrale. Dietro c'è la cattedrale. Ci avviciniamo un po', che dici? Questo è il simbolo del comune di Siena. Ok. Poi a fianco alla cattedrale non potevamo mettere Papa Celestino V e poi lo stemma della regione Molise che gentilmente il Presidente ci ha concesso di poterlo fare e metterlo sull'albero. Scene di vita quotidiana. Qui abbiamo scene di vita quotidiana, abbiamo messo i due persone in costume tipico che vanno a prendere l'acqua alla fontana, invece questo è molto bello perché sono due cicogne, uno c'ha il simbolo del celeste e l'altro il simbolo, il colore rosa in base a quello che poi la cicogna porta a casa. Qui abbiamo una bellissima giara, la merletta è stata molto brava perché ci ha messo anche delle piccole perline colorate. Lì invece abbiamo una donna che fa il tombolo. Poi ci sono molte raffigurazioni di animali. Questa è la regione Molise, ok? E abbiamo messo i segni al centro come la nostra... perché la nostra il punto di riferimento. Questa è una stella di Natale, sono i re magi che portano i doni a Gesù e quindi nella parte finale della stella abbiamo messo hanno creato la Sagra Famiglia. Invece questo è il simbolo del mammut, che qui a Isernia c'è il paleolitico, sì. Quindi abbiamo creato il mammut e questo è lo stemma del Rotary. La Presidente ci tiene a precisare un messaggio molto importante. La realizzazione di questi moduli è stata curata praticamente da ogni tipologia di merlettaia, dalla più esperta alla più praticamente giovane proprio nell'arte del merletto, quindi possiamo definirle meno esperta, però ognuno di loro ci ha praticamente investito molto nel tempo, nella passione e soprattutto nella volontà di portare a termine questo progetto unico nel suo genere, tant'è vero che è l'unico albero realizzato interamente in trine in Italia e nel mondo. Grazie.